Un 32enne romeno residente a Sassoferrato è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. L'uomo, approfittando della folla giunta marotta per la festa della tratta, si è appropriato di una bici fat bike parcheggiata di fronte ai bagni Riccardo. Sollevando la ruota posteriore, bloccata dalla catena antifurto, si è avviato sul lungomare in direzione sud. Avvisato da un conoscente, il proprietario della bicicletta, assieme ad un amico, ha allertato i carabinieri e si è lanciato alla ricerca del ladro, che aveva già guadagnato un centinaio di metri. Dopo averlo raggiunto, il 32enne si è giustificato, affermando si trattasse della bici di un amico che aveva dimenticato a casa le chiavi. Il proprietario, vista la faccia tosta del ladro, in grado di negare l'evidenza, gli ha strappato di mano con forza il mezzo, rientrandone in possesso. Giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Marotta hanno raccolto le prime indicazioni del derubato e hanno iniziato le ricerche. Il fuggitivo, allontanandosi con passo veloce e confondendosi tra la gente, era già convinto di averla fatta franca, ma grazie alle precise descrizioni ricevute i militari sono riusciti a individuarlo. Dopo una breve resistenza è stato caricato sull'auto di servizio e portato in caserma. Formalizzata la denuncia e raccolti tutti gli elementi, il romeno è stato tratto in arresto e trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa della convalida e del processo con giudizio direttissimo. Davanti al giudice il giovane ha ammesso il fatto ed è stato condannato a 3 mesi di reclusione e 100 euro di multa con pena sospesa.